risultato? Diciamo che è un buon punto su un campo che oramai ho una certa esperienza, per dirlo, perché è il terzo anno che gioco contro l'Olbia, abbastanza ostico. In questi 3 anni in cui ho incontrato questa formazione ho sempre capito che giocavamo sempre con una squadra organizzata. Siamo scesi veramente con tutto il rispetto e senza comunque aver paura di loro, sapevamo i loro punti forti, perché non è che dobbiamo stare qui a ridirli, però è chiaro che avanti hanno una qualità che magari in questa categoria solo le squadre di vertice hanno. Noi abbiamo affrontato la gara come l'avevamo preparata, cercando comunque di ribattere a tutte le loro azioni. È normale che se guardo al tabellino della gara penso che comunque il pareggio sia giusto, perché le occasioni ci sono state da entrambe le parti, quindi un punto per uno, contenti entrambi, e l'importante è aver allungato, soprattutto l'importante è non aver preso gol, che diciamo che in queste prime giornate è una delle nostre caratteristiche che ci sta contraddistinguendo alla grande. Siamo contenti, era stata una trasferta dura, rientriamo con un punto più che meritato. Dal tuo punto di vista invece è una grande prestazione, hai fatto tanti palloni, tanti cross, tanta corsa, sei un giocatore chiave, se non si scopreva il primo di questa mezza. Sì, devo dire la verità, sto bene fisicamente e cerco di mettere di gettare il cuore oltre l'ostacolo, come si dice. Il mister mi chiede determinate cose, io cerco di soddisfarlo al 100%, ai fini comunque della squadra, perché abbiamo due attaccanti che sono fisicamente ben validi. È chiaro che quando si va sull'esterno o si cerca di entrare con uno o due con la mezzala o con il trequartista, oppure si cerca di mettere dei cross per questi due, io li chiamo tra virgolette animali, perché anche in allenamento fanno la differenza. Sono, li cito sempre perché sono loro la nostra arma in più. Abbiamo degli attaccanti che comunque sono i nostri primi difensori, e quando li vediamo che corrono loro dietro ai difensori ci, tra virgolette, gasano ancora di più ai difensori. Se rammarico oggi è quello di non aver ritrovati con continuità, cioè avete giocato bene, girato palla, però poi davanti avete prodotto poco, comunque meno di quanto si poteva. Sì, no, vabbè, le nostre occasioni ce le abbiamo avute, non abbiamo concretizzato, però sapevamo che comunque era una partita difficile. Poi al di là se magari un attaccante piuttosto che un altro stava meglio, questo sono considerazioni che comunque farà il mister. Io penso che si sia visto in queste prime partite che la forza di questa squadra è il gruppo, ma non è una frase fatta, e penso che nessuno è indispensabile qui, cioè siamo tutti utili alla causa, e deve essere, diciamo, il nostro motto fino alla fine, perché comunque gli obiettivi li conosciamo tutti quanti, di questa società che ha fatto tanti sacrifici. Per noi venire su questo campo è sempre per me un po' un colpo al cuore, perché abbiamo affrontato l'anno scorso questa trasferta, giocavamo contro l'Arzachena su questo campo, e quindi i mostri dell'anno scorso ogni volta che vengo qua ce li ho. Sapendo che le cose si sono sistemate e sapendo che adesso siamo in una situazione giusta per quale possa essere una squadra di Serie C, fa più che piacere, quindi andiamo in campo anche spronati da tutto ciò che fa la società e tutto ciò che fanno i nostri tifosi, perché comunque vederli in una settantina, se non sbaglio, fare tutti questi chilometri, spero che gli abbiamo regalato una piccola soddisfazione, magari la vittoria li avrebbe fatti gioire di più, però va benissimo così. Grazie. Altre domande? Grazie. Grazie. Grazie a voi.